Ragazzi, no, quello là è Dominic Toretto. Dunis, sono il pianeta che ti parla. Sopra di me c'è Dominic Toretto, una creatura molto strana che compare durante la notte. Tu devi sconfiggerla per me, quindi vieni immediatamente sopra di me! Porca puzzarda, ragazzi! Oggi la storia si ripete, io ho già fatto un video del genere. E guardate qua, sono sopra un pianeta, tipo. E là c'è tipo una base strana e non voglio sapere che cosa sia questa cosa, ma mi sembra molto pericolosa. E poi, insomma, questo pianeta sembra che proprio bisogna viverci sopra. Quindi, la prima cosa che abbiamo da fare chiaramente è sopravvivere. Io vi voglio fare questo esempio, è come se questo pianeta tipo si fosse staccato dal terreno, tipo, no? E adesso stia qua dentro, su questo mondo, e tipo dobbiamo affrontare le difficoltà che ci dà. E guardate che è difficile, non so davvero cosa ci potrebbe aspettare, però intanto prendo il legno. Ok, perfetto, ho preso un po' di legno, adesso mi faccio la crafting table, che ci sono un sacco di cose da fare. Quindi, la crafting table, così, mi faccio tanti sticchetti, che però si fanno così. Dopodiché mi faccio un piccone, perché qua sotto c'è una cosa magica, adesso vedrete, magica, insomma, quel che è. Cioè, insomma, adesso qua sotto c'è, eccoli qua, i diamantoni. Datemi tutti i miei diamantoni, che adesso ve li lecco tutti. Mi dissocio totalmente, vi chiedo totalmente scusa. Posso capire che possa sembrare una cosa brutta questa. Posso totalmente comprendere il vostro punto di vista e chiedo totalmente scusa. Ma infatti adesso guardate che prendo un sacco di pietra, prendo un sacco di cose e si va alla fortezza del mare. Che tipo, non so perché la fortezza del mare, ma tipo, secondo me il mare sarà fortissimo quest'oggi, perché ci scaglierà lo tsunami addosso, purtroppo. Secondo me succederà questo. Però adesso posso prendere anche il ferro e posso prendere un bel po' di cosette, tanti minerali, tante cose. Ma chissà che cosa ci aspetterà davvero, perché questo pianeta è davvero strano. Io tipo ci avevo vissuto in passato, era tipo il pianeta SCP. Invece adesso vedremo che cos'è, perché non ci ha fornito dettagli questo pianeta, ma sono sicuro che sarà qualcosa di leggermente diverso dagli SCP. Però comunque voglio farmi prima di tutto un'armatura in diamante, un'armatura, anche degli attrezzi. E quindi direi che adesso prendo un po' di pietra, un po' di cose e arrivo. Dobbiamo sbrigarci, perché chissà che cosa ci sarà la notte qua, purtroppo. Perché dovete sapere assolutamente che la notte qua arriveranno cose molto oscure, davvero. Cioè, purtroppo funziona così sui pianeti di questo genere, un po' cattivi. Quindi adesso io mi posso craftare e mi posso cuocere il ferro, che poi dopo potrò farmi tipo il piccone in ferro e posso prendere tutto questo diamante. Dopo che prendo questo diamante, posso direttamente farmi l'armatura in diamante, ovviamente, e anche l'armatura, e sicuramente cercare di sopravvivere alla notte, perché qua la notte sarà impossibile sopravvivere, ragazzi. Cioè, io ve lo dico, ci sono cose veramente particolari la notte su questi tipi di pianeti qua. E non so se voi li avete mai incontrati nel vostro mondo. Di certo io sì, come vedete. Però devo dire, mi piacciono molto questi pianeti. È una modalità molto bella questa. Qua all'orizzonte non si vede molto, però devo dire, questa cosa mi fa pensare, perché sono, sembra che tipo ci siano un sacco di isole, come se fosse appunto un arcipelago. Non so se ho detto una cosa giusta o meno. Nel caso vi chiedo scusa se non ho detto una cosa giusta. Vabbè, capita, insomma. Non è che sono un genio, no, dopo tutto. Però posso dire di essere bravo a fare i pianeti. Questo sì, sono molto bravo, perché li completo subito. I miei pianeti sono proprio belli quanto il sole che viaggia di giorno. Infatti adesso ho 8 diamanti e sta procedendo, devo dire, 10 diamanti. Ci servono per l'armatura 24 diamanti. Dopodiché possiamo farci, diciamo, il piccone e le altre cose. Ma qui con me, come al solito, rievocando il passato, c'è Strizza la Pizza qua, veramente. E Strizza la Pizza è un po'... Strizza la Pizza, per favore! Mannaggia, adesso ti tiro un pugno in faccia! Perfetto. Io ho tirato un pugno in faccia perché mi aveva mandato a quel paese, tipo. Beh, allora, Strizza la Pizza, dovete sapere che è un compagno di vita mio, purtroppo. E a volte nasce, esce, insomma, dal suo cunicolo buio, perché sì, lui vive in un cunicolo buio, purtroppo. E tipo mi insulta a volte, però siamo amici. Molto amici, tipo, ma tipo amicissimi, no? E quindi, insomma, io mi preoccupo un po' a volte, perché Strizza la Pizza è un po' maniaco.
E chi vuol capire capisca, insomma, no? Cioè, nel senso, senza indugiare troppo, ecco. Qua adesso posso craftarmi, però, direi immediatamente tutte queste cose qua. Ok, perfettamente. Dopodiché mi crafto questo, molto bene. Adesso l'armaturona in diamante ce l'ho, ragazzi, ho tutta l'armaturona. Adesso mi posso anche craftare un picconone in diamante. E poi dopo... Ma che caspita è? Perché diamond skin, raga? Scusate, ma devo vedere. Che caspita è? Non ne ho idea. Scrivetemi nei commenti se avete capito voi di cosa si tratta. Io non ho capito. E ovviamente scrivetemi anche nei commenti se volete vedere altri di questi video. E soprattutto scrivetemi nei commenti se a voi piacciono i diamanti su Minecraft oppure no. Questa è la domanda del giorno. A voi piacciono i diamanti su Minecraft? Sì o no? Nei commenti. A me ovviamente sì, perché a chi che non piacciono i diamanti? Certo, adesso con la netherite, insomma, i diamanti sono meno importanti della netherite. Però, insomma, i diamanti sono comunque fra i miei preferiti, devo dire. Bene, e adesso direi che è giunto il momento di sopravvivere alla notte. Ragazzi, no, quello là è Dominic Toretto. Questo qua ci fa fuori, ragazzi, questo qua è fortissimo. Allora, dobbiamo chiuderlo, allora dobbiamo entrare in questo buco e tipo cercare di chiuderlo nella maniera migliore possibile. Però praticamente dobbiamo attirarlo lontano, poi dopo dobbiamo entrare immediatamente nel buco e subito cercare di... eluderlo. Cosa caspita sto dicendo pure io, che non sto capendo nemmeno. Chiudi. Aiuto. Chiudi, per carità. Jesus Christ. Allora, oh mio Dio. Stiamo calmi prima di tutto. Cerchiamo di calmarci, di riprendere fiato, perché qua stavo morendo letteralmente di infarto. Allora, questo pianeta aveva Dominic Toretto per davvero qua sopra. Io non me l'aspettavo minimamente. Sto qua è pazzo. Mio mo cosa faccio? Devo affrontare seriamente Dominic Toretto? Come faccio ad affrontarlo? È pazzo questo pianeta. Io non ho nemmeno cibo. Ok, mi sa che devo completare questa quest, questo compito il prima possibile. E Dominic è proprio qua sopra. Ragazzi, è inquietantissima questa cosa. Cioè, non so come dirvelo. Però praticamente... Allora, faccio così, guardate. Praticamente... Allora, l'ho catturato, raga. L'ho catturato. Cioè, è stupido. Lo sapevo io, ma sono un genio. Cosa succede? È già morto? È già morto? No, è impossibile, secondo me. No, adesso rinasce, ho paura. Davvero non è rinato, per favore. Raga, no, è qua di nuovo. Lo sapevo, sto pianeta qua riserva cose veramente stranissime. Sto qua non muore mai, raga, aiuto. Questo qua è pericolosissimo e fa anche male, nonostante io comunque abbia un'armatura in diamante, quindi è importante. Però lo sto respingendo, guardate che sono un degno avversario, non pensate. No, aiuto, raga. Non muore mai sto qua, cioè, ma ci rendiamo conto. Cioè, sto qua è fuori di testa. Lo buttiamo giù. Ma se lo buttiamo giù, magari dobbiamo fare questo. Dobbiamo buttarlo giù, tipo. L'ho ucciso. Perché non muore? Non è morto. Non scompare. Ok, perfetto. Questa cosa è un po' pericolosa. Perché se lui non scompare, secondo me è un problema. Perché non scompare, raga? Cosa? Mi sto spaventando. Ok, sapete cosa? Nel caso... Facciamo così, che cosa? No, di nuovo qua sta. Però ho capito cosa dobbiamo fare, dobbiamo buttarlo giù, tipo. Quindi dobbiamo giuccarlo in questo modo qua, tipo. Ok, lo facciamo venire fin qua. Quindi poi dopo facciamo bam, bam, bam. Guardate che sono un genio. Non dovete... Ma lo sapevo, grazie. Mi sa che abbiamo vinto, vero? Mi sa che abbiamo assolutamente vinto. Bravo, grazie mille, mio avventuriero. Ma raga, questo qua mi ha buttato giù, ma come si permette? Ma sto pianeta è proprio antipatico, comunque, non è normale. Cioè, dai, per favore, io ti ho appena sconfitto Dominic Toretto. Comunque, vabbè, lasciate like, iscrivetevi al canale.